ha iniziato a fare effetto il sollecito che l'amministrazione comunale ha rivolto ai suoi concittadini di donare, se lo ritengono opportuno, anche dei beni immobili al comune. Sta avvenendo per degli appezzamenti di bosco, per dei vecchi ruderi di case, per delle case, come è successo a Fugazzolo di Sotto, che hanno regalato una bellissima casa, anche se va sistemata notevolmente, presso l'oratorio di Santa Eurosia. E a Berceto mi ha fatto particolarmente piacere che la famiglia Savani, quella di Savani Luigi, Savani Maria, i fratelli Savani, abbiano donato al comune la parte di un loro immobile in via Perini, un immobile molto significativo perché era della famiglia di Savani I, che è stato il primo presidente della provincia e il primo sindaco di Parma, oltre che un partigiano nella guerra di liberazione dell'Italia, quindi ha un significato simbolico. Tutte le spese sono a carico della famiglia per i roditi, quindi al comune viene proprio la donazione senza nessuna spesa. Abbiamo l'obbligo, visto che ci sono tanti altri comproprietari della casa, un obbligo che ci fa piacere perché non vogliamo aumentare le discussioni nelle famiglie, che è quello che nel momento in cui gli altri eredi decidono di vendere, anche il comune può vendere. Noi speriamo invece di avere la possibilità di acquisire tutto l'immobile proprio per il suo valore storico, che ribadivo, Primo Savani, che è stato il primo sindaco di Parma dopo il 45 e anche il primo presidente della provincia, uno degli artefici della costruzione dell'autocamionale della Cisa.